Juventus-River chiude la gara, chiude il gruppo C della fase a gironi della Venice Champions Trophy. È una grande River con un grande giocatore, il suo nome è Claudio Echeverri. Guardate come si sposta bene la palla sul destro e come batte il portiere della Juventus Piras per il vantaggio dei Misionarios. Dopo pochi minuti, giocata deliziosa, tutta di destro, controllo, suola, poi destro angolato. Pareggia la Juve però con una gol di Luca Costamagna, e la terza gol in tre partite per il biondo esterno destro della Juve, che sorprende Tejada, sostituto del titolare Jarosevic. 1-1, ma è soltanto un episodio nella gara dominata dal River, dominata da Echeverri. Guardate che gol, un minuto dopo il gol di Costamagna, segna così il numero 8 della River, una rete meravigliosa, una delle più belle dell'intero torneo. 2-1 per il River, che da questo punto in avanti non subirà più gol. Sarà uno show quello di Claudio Echeverri, che prosegue anche qualche minuto più tardi. Prende palla, se ne va a croce di destro, fa tutto il campo e batte così Piras. 3-1, tripletta in 10 minuti per Echeverri. Non è ancora finita la giornata di grazia del piccolo numero 8 argentino. Rivediamo ancora la parte finale del 3-1. Nel secondo tempo si apre, il secondo tempo si apre proprio allo stesso modo, in velocità Echeverri prende le misure così a Giorgi, pallonetto strepitoso anche per precisione e per lucidità. 4-1, poker, il primo poker di questa Venice Champions Trophy, firmato da Claudio Echeverri. 4-1 e allora si va avanti, ancora River in contropiede, ancora con Echeverri, che questa volta si traveste da assistman per il quinto gol di Ruberto. 5-1 da pochi passi, il tapin del numero 9 è il Trenza, anche lui alla Palacio con la treccia di capelli più lunga. Partita che diventa nervosa, la Juventus non ci crede più e subisce nel finale anche il sesto gol della Juve, molto bello, di Elias Barreto, dopo un'azione manovrata molto lunga con tanti rimpalli. Vedete la palla che giunge a Barreto, che di punta di destro batte Giorgi sotto la traversa, poi in finale un po' nervoso. 6-1 per il River Plate, che accede ai quarti di finale.